Ragazzi, buongiorno, vi presento il mio impianto NFT che ho realizzato per la prima volta, visto che mi sono un po' appassionato a questo modo di coltivare. E niente, vediamo cosa produciamo qui, o meglio se va in porto almeno qualcosa. Qui ho utilizzato dei tubi da 90 di diametro, dove appunto qui c'è collegata il tubo, che sono collegata alla pompa che sta nel serbatoio. L'acqua chiaramente percorre tutti i vari tubi, dove poi si va ad raccordare su quest'altra diramazione per poi scendere nel serbatoio. Un serbatoio che adesso dovrò poi coprire perché è trasparente, come si vede. Quindi per evitare alghe, come giustamente il buon Mastro Luca mi diceva, meglio avere un serbatoio nero, che comunque così previene il formarsi delle alghe. Adesso per fortuna oggi mi sono arrivate le soluzioni nutritive e ho potuto iniziare a dar, diciamo, da mangiare alle piante. Però nonostante tutto, anche se nei giorni precedenti non avevo le sostanze nutritive, le ho comunque sempre lasciate girare con l'acqua, però vi devo dire che già le radici le ho tirate fuori alla grande, chiaramente alcune di più e di meno, però non mi posso lamentare. Adesso sono circa un'oretta che sto girando con appunto le sostanze nutritive e niente, diciamo che oh, come prima volta ho fatto anche degli sbagli, perché tornassi indietro la cosa che farei sicuramente è non userei le curve dello stesso diametro, per un semplice motivo che mi sono reso conto che se ci fosse una perdita da parte della pompa o comunque la pompa non funziona più, prima mi risultava che i tubi rimanevano senza acqua. Quindi cosa ho dovuto fare? Siccome che prima avevo dato una pendenza più a scendere, una volta che staccavo la pompa l'acqua nel tubo non avevo più. Quindi per non stare di nuovo a togliere tutto quanto le curve e rifare, diciamo, il lavoro, sostanzialmente ho fatto che dare l'inclinazione al contrario, quindi non a scendere in giù, ma l'ho data a salire, in modo che anche se io stacco la pompa per non farla girare, comunque per evitare uno spreco, ho sempre dell'acqua nei tubi. E l'acqua, facendo anche questo lavoro, ne ho decisamente di più rispetto a prima. E come potete vedere qui, che ho usato un raccordo da 40 su un tubo da 90, ho decisamente molta più acqua. Quindi sfrutto, diciamo, questi due canali, che adesso vi faccio vedere, come vedete qui c'è tantissima acqua. Sfrutto, diciamo, questo primo canale e quell'altro sotto per le piantine, quelle, diciamo, nella prima fase di crescita, prima che non tirano sulle radici. Una volta che poi io ho la piantina in uno stato avanzato come questa, che è già 5 cm di radice, la posso benissimo spostare in questi serbatoi dove la radice mi va comunque sempre a toccare l'acqua. E poi diciamo che adesso ho iniziato soltanto con insalata basilico e pomodoro. E vediamo come si comporta. Qui sto usando, se riesco a farvela vedere, una pompa a immersione classica da 12 volt. Adesso sta lavorando benissimo, riesce ad avere una portanza di quei 4-5 metri da arrivare su nel primo canale.
Io considerate che qui ho circa 2 metri e 40 dal fondo pavimento a primo canale lassù dove la gomma inizia a buttare l'acqua. Prossimamente, adesso ce l'ho attaccata comunque la pompa a una batteria che avevo, prossimamente poi porterò appunto il classico tastino bipolare con la corrente di casa in modo che posso azionarla più praticamente, più quando voglio, diciamo. E boh, comunque dai, sono già in buono stato. Questi ad esempio sono pomodori, qua ci sono 2 di basilico, questa una, due, sono nate da poco. Questa è insalata, questa è un'altra di basilico, pomodoro, però già si presenta in buono stato. Poi vi ripeto.